Ciao, questo video lo avevamo già fatto, ve lo ricorderete, sull'altro canale. Qui cerco di farlo ancora meglio, visto che non c'è più il canale, cerco di farlo ancora meglio per capire gli inganni, che i soliti inganni. Allora, prima vi leggo questa frase di Edmund Burke. Diceva: l'umanità è una mandria di esseri che devono essere governati con la frode, l'inganno e con lo spettacolo. Per governare le masse, insomma, dice, bisogna usare la frode, l'inganno e tanto spettacolo. Bene, detto questo, chiudo e passo alla prima fase, che questa la conosciamo bene perché l'avevamo già vista parecchie, l'abbiamo già vista parecchie volte. Che mandavano in onda, firmata Borsellino, Paolo Borsellino, questa frase perché si voleva, per mandare le persone a votare. La rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Quella matita più forte, sempre, ci vorrebbe Gassman, più forte di qualsiasi arma, figurati. Più pericoloso di una lupara e più affilato di un coltello. Ecco, qui sappiamo che, questo lo sapevamo già, che questa frase l'ha fatta, il direttore, l'aveva scritta così burlescamente, fra l'altro, il direttore della Siracusa News. Farina, Gian Giacomo Farina, che individua falsa citazione. E qui chiudo. Per questa l'abbiamo vista, insomma, vanno avanti, niente di nuovo, niente di fatto, tutta propaganda, tutto fumo e niente arrosto. Passiamo alla seconda. Chi ha paura muore. Anche questa l'avevamo già vista. Qui, pur di far propaganda, qualcuno dice che l'ha detta: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Ed è Giovanni Falcone. Qui chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una, Paolo Borsellino. Ma anche questa frase l'hanno presa, dice, parafrasando appunto: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore, parafrasando il Giulio Cesare di Shakespeare, che dice: i paurosi muoiono 1.000 volte, mentre l'uomo coraggioso assapora la morte una volta sola. E anche questo, e anche qui, paf, abbiamo finito. Niente di nuovo, tutta propaganda. Un sacco di balle e niente di cena, tutto fumo e niente arrosto. Passiamo alla terza. Stato, mafia e politica. Anche questa che passa detta per Borsellino, ma cioè è una frase che non ha nulla di originale. Ha solo una menzogna in sé, che dice politica e mafia quando dovrebbe dire Stato e mafia.
sono due poteri, ma siccome lui fa parte dello Stato, sempre a politica, non che vanno a... Sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio, si fanno la guerra, si mettono d'accordo, insomma, fanno le stesse cose. Ma Leonardo Sciascia l'aveva già detto: se lo Stato italiano, e qui dice appunto, se lo Stato italiano volesse davvero sconfiggere la mafia, dovrebbe suicidarsi. Carina, ed è così. E abbiamo visto la terza parte, niente di che, sono tutte cose che si sanno, insomma. Veniamo alla quarta parte, quella dei segui soldi che lo danno come il metodo Falcone. Non è vero. La presa, dopo ve lo dico, allora, segui i soldi. Segui i soldi e troverai la mafia. Non è che segui i soldi e trovi la mafia, casomai trovi le banche, non trovi la mafia. E qui il metodo Falcone. Ma andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Segui i soldi. Esce nel 1976 il film Tutti gli uomini del presidente. De Niro e Hoffman, Dustin Hoffman, Robert De Niro e Dustin Hoffman, dove c'è un tipo un po' misterioso che contatta e parla a Robert Redford, che sono due giornalisti, e che gli dice: segui i soldi, follow the money. Qui c'è la recensione. Tutti gli uomini del presidente, segui il denaro, seguendo il denaro, pagato in 5 bla bla bla. Se volete andarvi a leggere le recensioni di Tutti gli uomini del presidente, potete farlo. E qui c'è un anonimo che dice: se vuoi capire come vanno le cose, segui i soldi, però come vanno le cose, mica la mafia. Arrivi alle banche, ai grandi finanzieri, al Vaticano, allo IOR, ai Rockefeller, ai Rothschild. Capite che non c'è niente, no, non hanno fatto niente questi due, è tutta propaganda per creare l'eroe di Stato, per creare l'eroe di Stato. Quando Borsellino passa una frase che dice appunto per dire chi non ha paura, amore, che dice è bello morire, l'avevamo già vista questa, è bello morire per qualcosa in cui credi. Che stupidata è questa? Si preparano, hanno preparato già tutto lo spettacolo. Precedentemente, tutta la programmazione, la pubblicità, è bello vivere per le cose in cui credi, non bello morire, dice bello morire, e qui lo vediamo come ultima parte, che l'avevamo anche questa già vista, di Borsellino che dice: sai, ho preparato un discorso da tenere in chiesa dopo la tua morte. Cioè, ma mica ho capito io. Cioè, difatti muore Falcone per prima. Cioè, è tutta combinata questa. L'hanno combinata tutta. Questi, vabbè, la prossima volta, Ci sono tante teste di minchia che sognano di svuotare il Mediterraneo, e qui la retorica, la demagogia e via. Con un secchiello quelle che sognano di sciogliere i ghiacciai del polo con un fiammifero, ma oggi, signori e signore, davanti a voi, in questa bara di mogano costosissima, c'è il più testo di minchia di tutti. Uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge.
la mafia, la mafia, la mafia. E qui vediamo che, e qui ancora, mi uccideranno. Ma insomma, questa gente, amica mia, hanno programmato tutti insieme lo spettacolo della morte. E al che io dicevo, non è vero che sono morti, hanno fatto Cinecittà, e li hanno mandati a vivere la loro vecchiaia in qualche isola felice, super pagati dallo Stato, per creare questi eroi, falsi eroi, eroi mediatici, perché lo Stato ha bisogno di dire io sono il buono e ti do in pasto il cattivo che è sempre la mafia. Dopo lo Stato ci massacra, ma è sempre la mafia, è sempre la mafia. E poi fa, mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, no. Cioè, la mafia è il male, adesso qui no, non è più il male. La mafia non si vendica, cioè, la mafia non si vendica, ma cioè, siamo fuori di melone proprio. La mafia non si vendica, la mafia si è sempre vendicata. Forse però c'è tutta la retorica, no? Forse saranno mafiosi quelli che... Cioè, ha detto già che lo uccideranno per forza, l'ha detto di Falcone, che uccideranno Falcone e che lui sarà ancora vivo e dirà quella storia lì in chiesa che lui ha pensato da dire... Cioè, capite che sono tutte... stupidate, una presa in giro enorme, enorme. Ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri, 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 altri che non altri, ma quello altri, altri, non il Pinco Pallino, Giovanni, Giacomo, questo, quelli lì che stanno lì, no, altri così aleatorio, vago. Capite come fanno a giocare con la pubblicità, con la propaganda, come fa questa gente a prendere per i fondelli? Capite come fanno a prendere per i fondelli? Va bene, ho finito. Questo spero di riuscire a caricarlo, che non mi abbia fatto nessuno scherzo il programma e via. Ok, adesso vediamo di chiudere. Vi saluto. Statemi bene. E vabbè, a campare.